Ladies and gentlemen, benvenuti nel settimo episodio di Gas Station Simulator Tidal Wave. Nell'episodio precedente che trovate in descrizione siamo stati invasi da una barca festaiola con gli alieni, i T-Rex, robe strane. Quest'oggi vediamo di spendere i soldini che abbiamo messo da parte per migliorare tutta la stazione di servizio e upgradare tutte le cose. Un pollicione in su, iscrivetevi a canale della campanellina. Io vi auguro una buona visione. Dunque, ho aspettato che fosse giorno prima di iniziare, perché di giorno abbiamo più aiutanti rispetto che di notte, quindi siamo un pochino più coperti su tutti i fronti, anche se mi sembra che Hiroki... Cosa stai facendo? Ah, prenditela pure nel chilling più totale! Ma ti rendi conto? Non ho parole. Allora, qua ci sta pensando Juan, qua invece non ci sta pensando nessuno, quindi faccio io... Riforniamo, sbang, cliente alla cassa, ci penseranno. Qua invece, come al solito, sono degli incapaci, è incredibile. Io spero, una volta potenziata la zona dell'officina, che questa cosa non accada più, ovviamente, perché la sfida per raggiungere poi tutto il livello successivo, raga, prevede un sacco di cose da fare. Però, visto che nell'appuntamento precedente siamo arrivati a completare tutte quante le sfide, ora sicuramente c'è da spendere un po' di dindi. Dai, finito lui. Adesso metto l'anima in pace e lascio lavorare gli altri. A parte l'autolavaggio, che spero di poter potenziare tra pochino. Questa banana? Mortacci vostra, voi lasciare le cose in giro. Ma cosa avete preso? Sto posto per una discarica? È clamoroso tutto ciò. Allora, devo fare anche un ordine, tra l'altro. Devo prendere dei prodotti, perché le sigarette sono finite. Prendiamo solo quelle verdi, perché sennò mi bacchettate. No, non puoi prendere quelli rossi, altrimenti ci guadagni troppo poco. Non li prendo più. Prendiamo solo quelle verdi. Cappellini, the whole boy, the viking, the cowboy hat. Ok, 1800. Vediamo un po' i potenziamenti, perché la stazione di servizio livello 7 ci aspetta. Aspirapolvere, employee trailer, quindi posso vedere come compaiono, immagino. Più decorazioni, upgrade della struttura e nuovi parcheggi. Sbordalo! Oddio! Espansione clamorosa! 2K! Andate, eh! Adios! Ciunciuanciu è felice! Noi anche con lui! Perfetto! Vediamo quali sono i potenziamenti di cui parla. L'autolavaggio! Avremo il trituratore... Ah! Quindi adesso nella zona palludosa vengono triturati i rifiuti? Questo è necessario. 2K ben spesi, così non devo stare a spostare le buste dell'immondizia. Ottimo così. Poi. Magazzino, capacità di carburante più 200, questo molto interessante. Anche perché mi avete consigliato di stare più o meno sempre con le riserve belle colme, belle piene. Non so se avete visto, ma è già arrivato l'ordine, tra l'altro, al magazzino, di tutte le merci che abbiamo preso, così possiamo distribuirle sopra gli scaffali. Ma guardali là, i miei dipendenti che se la scillano. Ah, vi faccio vedere. Entriamo nella loro privacy. Vieni, sborda tutto qua. Oh, quanta roba ho preso! Arrivederci. Un botto di roba. Guardali nelle loro casette, full relax. Oh, squalo! Squalo, eccomi. Sono già qua. Dov'è? Dov'è lo squalo? Dicono che ci sia, ma io non lo vedo. Il re del mare! Vediamo se lo chiappo da qua giù. Devo tirare un po' più basso, forse. Oh, preso! Ripreso! È ucciso in un batter d'occhio. Sono un maestro ormai. Corro rapido, veloce, indolore. Qua voglio vedere una cosa. Devo azionarlo io. Fa in automatico. Questo trituratore ci devo buttare io le cose? Mi sa che ce le devo buttare io comunque, in ogni caso. Ok. Va bene, è più vicino però, quindi meglio. Ma scusa, il trituratore si carica nell'oceano? Un ciumanciu non sarà felice di tutto ciò? Vabbè. E da qualche parte deve finire, no? Chi sono io per... No, scherzo ovviamente. Però penso che l'avranno studiata in modo tale che non inquina, se no ciumanciu si arrabbia. Mi avete scritto... che il... come si chiama? Il coso, il... come che caspita si chiama? Non mi viene il nome! Il martello pneumatico, a parte non può essere usato quando la stazione è aperta, serve per spostare, per esempio, questo cestino da qua.
Non puoi usare il martello quando la stazione è aperta. Giustamente. Oh, ma che caspita è successo qui? Ma guarda che lavori. Ah, il poliziotto non dice nulla. Allora, questo è da buttare. Buttare, buttare, buttare. Abbiamo già un sacchetto in più. Tra un po' qua tocca fare l'ordinazione del prelievo, ve lo dico. Dov'è il pesce? Vieni. Ciuciuanciu, se la sta tranquilla. Prossimi potenziamenti. Bagno, officina, cambio di refrigerante, spazio di riparazione più uno. Due auto simultaneamente? Bello questo. Però non hanno ingrandito l'accesso. Vuol dire che si schianteranno ancora contro il colonnino. No, non bene. Non bene per niente. Ci sono le auto da fare, vai, ci penso io. Allora, abbiamo 800 litri in questo momento. Quindi volendo, tra poco posso fare. Devo comprare però il nuovo prodotto. Guarda qua, mi si è quasi incastonato nella parete con l'espansione e il lupetto. Non lo posso più... Voglio mettere qua. Posso? Oh, e che cavolo. Ok, io avrei voluto prendere anche delle decorazioni. Solo che abbiamo già utilizzato praticamente tutti i soldini. Sono rimasti 2300 dollari di 9500. Porca zozza, ma facciamo la stessa fine del supermercato. Tutti i soldi che guadagniamo vengono completamente reinvestiti. Vabbè. Allora, quindi Juan non se ne occupa lui. Corri Juan, corri. Ti pago 57 dollari. Veloce. Fammi vedere come lavori. Atti da fare. Allora, quindi abbiamo nuove zone per mettere i prodotti. Le candele, gli scratch door, ok. Abbiamo finito i pneumatici. E questo non va per niente bene. Devo fare una bella scorpacciata. Anche se è rosso, non importa. Allora, farei un rifornimento di carburante. Cavolo, 2,25 altino, Salito il petrolio, proprio stanotte. Guarda, da 1,8 che era ieri, adesso a 2,2. 780 litri ancora reggono per fortuna, quindi teniamo duro, teniamo duro. Ovviamente più veloce della luce dal cielo. Sali, 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 ok. Un lancio un pochino più lungo questo di stavolta, Ah, se volessimo fare altri upgrade potrei anche prendere il debito. Non è assolutamente un problema. Prima andiamo a portare ovviamente i pneumatici. Guarda, anche lui si è incastrato. Sempre così. 20 pneumatici, molto bene. 8 di questi specchietti. Poi abbiamo, no, mettila, 8 di questi, 3 di questi. Devo riprendere delle paste abrasive, quindi mi sa proprio di sì. Qua le ruote. E dove, dove posiziono il nuovo prodotto? Qua, giustamente, ok. Ne abbiamo 8. Ok, ancora un pochino dovremo riuscire a resistere. Abbiamo già messo da parte di nuovo 2K, però. Bene, benissimo. Questa stazione di servizio va che è un piacere. Peccato che stia già arrivando la sera. E la sera abbiamo un dipendente in meno. Quindi per tutta la notte devo preoccuparmi di battere i prodotti alla cassa. E visto che sono buggati e volano via ogni tanto, non è chissà quanto piacevole. Ah, qua ci sono le mosche. Mi sa che ordino un ritiro, però è notte. Non so se me lo vengano a fare il ritiro di notte, sai. Prendi questo intanto, spazzatina qua, olè. Aspettiamo domani per vedere se il carburante scende leggermente. Vediamo quali altri potenziamenti ci sono. Allora, l'autolavaggio l'ho fatto. C'è il bagno per un servizio igienico aggiuntivo o il surf. Ma li posso fare entrambi perché il bagno costa pochissimo. Ah, che bella cinematica della tazza del cesso, sì! È così che si fa. E poi, ormai che ci siamo, facciamo tutti gli upgrade alla stazione di livello 7. Quanto può salire? Fino a livello 9? Ma è poco. Ma qui stiamo volando. Va bene. Anche il surfing è fissato. Chi mi ha lasciato un pesce vivo? Andrew, dove stai andando? Ah, te ne stai andando a dormire. Palese. Dai, allora attiviamo il ritiro temporaneamente dell'immondizia, raccolta dei rifiuti, ok. Se non vi pulite i piedi, ma non posso comprare uno zerbino tipo? E che caspita. Sennò qua è perenne sta roba. Ah, questo cestino da spostare. Allora, facciamo così, a mezzanotte chiudo tutto. Chiudo Barax e Burattins. Proviamo a utilizzare il martello pneumatico per vedere che caspita succede. Comunque vedo che la doccia ha riscosso un successo particolare. È notte, quindi qua c'è da gestire pompa di benzina e cassa, sicuramente. Vai. 600 litri, speriamo... No, è morto un cliente. Vabbè. Sono cose che capitano.
Dicevo, speriamo che basti questo carburante in attesa del cambio dei prezzi, che domani dovrebbe cambiare, no? Teoricamente. Eccoci qua, alla cassa. Questa attualmente è la cosa peggiore per quanto mi riguarda, sia perché lo faccio già in Supermarket Simulator, sia perché, come vi ho detto, spesso tante cose saltano di fuori. Invece quando lo fa l'AI, il computer, questa cosa non capita. Grazie della mancia, arrivederci. Vai, oh, ma siamo a un punteggio di precisione altissimo comunque. 135. Sono un cavallo da corsa. Arrivederci, arrivederci, caro agente. È sempre un piacere vederla 26 volte al giorno. Come se non aveste effettivamente da proteggere nessuno. Come fanno a esserci criminali? È un'isola minuscola. Questa è l'unica stazione di servizio in tutta l'isola. Ma è una cassa che si autopulisce? Non la potremo avere? Allora, vediamo un po' cosa posso fare con le decorazioni. Ci sono dei mobili. Livello... evento? Mobili evento? Beast Skeleton. Ah, evento in questo senso. La statua di Elvis Presley? 2K? 2K no! Non te li do! Bello l'orso! Prendiamo l'orso? Dai, prendiamo due piantine. Il totem shelf. Ah, un po' di poster. Questi ci stanno. Decorating better. Ho sbloccato un obiettivo. Ok. Banner di benzina. Un orologio. Flower curtain. La panchina bella. Il totem ci sta. Un paio di sedie. Lo stool. Ok, prendiamo questo. Il cassonetto, bello. Totem 2. Dai, ho comprato un botto di roba, eh. Ho speso una marea di soldi. Ora. Sono le due? Basta, ora si chiude tutto. Si chiude tutto, mi avete stufato. Non c'ho più voglia di lavorare. Via, via. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Basta. Basta, 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 basta. Sciopero della notte. Arrivederci. A domattina. Riapriamo alle 8. Quando ci sono i dipendenti, quelli che fanno cose e lavorano effettivamente. Allora, fammi posizionare un po' di roba qua sulla shelf. Posso prenderlo? Oh, finalmente, raga. Posso spostare il cestino? Li mettiamo entrambi qua? Li mettiamo entrambi qui, dai. Così, ok. In questa maniera sono più vicino poi per buttarli direttamente là dentro. Premi LMB per personalizzare. Non posso personalizzare un bel niente, mi sembra. Ah, invece sì. Bello di legno. Oddio, non so come mi piace di più. Non lo so. Bella così aperta. Figo! Ok? Quindi stiamo facendo un mega upgrade alla stazione di servizio, ma costa pochissimo, quindi top. Quindi domani quando torneranno non lo riconosceranno. La porta. Bello, doppia porta! Perfetto, sono le 7:30 del mattino, abbiamo finito esattamente in orario. Gestione, riapre tutta la baracca. Riapre, guarda, sta arrivando anche il camion per ridipingere l'interno. Bellissimo. Riattiviamo tutto. Meraviglioso. Ed è assurdo perché alle 8 startano gli altri dipendenti. Verranno piacevolmente sorpresi dal fatto che adesso è tutto completamente nuovo. Allora, qua dobbiamo sicuramente piazzare questo qua. Buono. Vado anche a mettere le maschere da sub. Sono rimasti 200 sghei. Non uno di più, non uno di meno. Guardalo come corre a lavorare. Meno male. Ogni tanto li vedo correre. Già che ci sono, fissiamo anche le maschere, che sicuramente sono da ripiazzare. Ne abbiamo un botto in magazzino, finalmente. Finalmente. Rinnova, no, non rinnoviamo bel niente. Anzi, vi dirò, facciamo così. La soglia la mettiamo un pelo più alta, così hanno solo il 5% di possibilità di schioppare. È basso, dai, è basso, 5%. Ah, questo non lo posso più usare, giusto, perché la stazione adesso è aperta. Ok, bene. Siamo mega operativi. Vediamo se riusciamo a saccheggiare qualcuno. Eccomi qua, questo non si può saccheggiare. Ma lui... no, neanche lui. Dai, vediamo se si schianta. Sai guidare? Non sai guidare? Sai guidare? Oddio, sanno guidare! Io intanto qua provo... oh, 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 non bene, non bene, non bene. Proviamo con la polizia. Ma sì. No. E niente. Anche la polizia scassinata. Oh, maestro questo, raga, eh. Hai trovato una carta?
Una carta per uno? Ma che cos'è? Non ne ho la minima idea. Oh, guarda che bello, tutto ridipinto di bianco. Allora, adesso iniziamo a distribuire tutti gli oggettini che abbiamo comprato. Allora, lo scheletro lo metto qua, all'ingresso, che è bellissimo. Poi, il cassonetto fuori. Ma è brutto? Ma che decorazione è? Ok, quindi cassonetto qua, non ci posso manco interagire, va bene. Poi, cartellino del gasolio. Lo mettiamo fuori questo. Lo mettiamo in bella vista, qua, perché non posso metterlo da altre parti, giusto, esatto. Quindi cartellino del gasolio va lì. Ho il banner, lo mettiamo qui. Cos'altro ho? Lake painting. Fuori. All'ingresso, picchiamo la testa. Mettiamola qua, vai. Dietro la bara. Bara che abbiamo saccheggiato, eh. Questo? Si è buggato, raga. No, me lo sta mettendo nel pavimento. Ah, perché va al muro. Va al muro, vai, qua ci sta bene. Poi, questo, oh mio Dio, ma è gigantesco. Ma cos'è? Ma che sgabello è, raga? Ma è follia. Dove lo metto questo, scusami? Non... Ah, ok, a terra. Lo mettiamo qua dietro, come se fosse il dipendente. Poi, le sedie, queste fuori, dai. Ok, le sedie fuori. Ne mettiamo una, facciamo così, una qui, ci piazziamo la panchina centrale, ruota per bene, ok, panchina bella centrata, così. Raga, oggi la stazione di servizio clamorosamente rivoluzionata, in positivo. Bello, mi piace, forse devo prendere un altro di quelli così, ancora più bellino. Surfing clock, vediamo come ci sta qua appeso. Non si può mettere lì. Dove ho messo il surfing clock? All'interno, ok. L'orologio. Qua, bello centrato qui, ci piace. Poi, l'orso bellissimo, fuori, l'orso fuori. Bella vista, ma che roba. Ok, poi i totem all'ingresso. Non posso? Solo dentro? Ok, totem solo dentro. Ah, ne mettiamo uno qui. Ma che carino. Posizione intanto le ciambelle che hanno ciuppato. Un po' di gelati. Da Dio! No! No, raga, stanno arrivando! Li sento! Guardali! Ma non sono loro. Ma sento il suono. La barca è ritornata un'altra volta. Sanno dell'upgrade. Sanno che ho modificato tutto. Vabbè, verranno quindi a saccheggiare bene tutto quello che ho comprato. Fammi vedere al volo se ho immondizia da buttare nel tritarifiuti. E certo, dentro là. Ma non funziona. Giusto? Ma come si attiva? Ah! Oh! What? Non pensavo di doverlo attivare io. Ma trita veramente quel coso. Ah, stiamo vedendo un cliente in officina da un po' troppo tempo. Vuoi che non siano finiti i pneumatici? Vabbè, dobbiamo andare a fare una bella scorta adesso. Solo che mi finisce sicuramente il carburante. Quindi mi sa che lo compro a prescindere da quanto costa. E se no devo chiudere tutta la zona di rifornimento e mi blocco con i progressi. Posso comunque fare il debito, in ogni caso. Allora, aspetta, facciamo così. Che non ho finito in realtà di mettere tutte le mie decorazioni. Allora, piantina vorrei metterla qua, bella nell'angolo. L'altra la mettiamo in quest'altro angolo. Senti come se la sballonzolano. Una la mettiamo dentro magari, che ci sta. Davanti all'orologio, però senza coprirlo. Geniale, bellina. E per ultimo, un poster. Cioè, è l'unico videogioco post, vabbè. Sopra i gelati, così i ragazzini sono attirati. Facciamo prima la consegna delle parti. E quindi prendiamo tanti pneumatici, tanti. Raga, io direi di prendere una scorpacciata anche perché il prezzo si è abbassato. 50 pneumatici. Un bel po' di pasta abrasiva. Un bel po' di specchiettini. L'olio del motore. Oh, tutti i prezzi bassi e onesti, Buono, batteria. E sono 3.500 solo questo ordine. Perfetto. Adesso prendiamo il prestito da 2K, accetta. Facciamo una richiesta di carburante. Guarda, mi sono rimasti 100 litri, ragazzi. Questi sono 1000 dollari, vai, facciamo così. Boom.
1000 litri in arrivo, mi rimangono 1500 dollari. Qua abbiamo comprato tutto? No, l'aerografo no, l'aspirapolvere. 10.000 dollari un aspirapolvere? Vi siete completamente bevuti il cervello, perché altrimenti non si spiega questa cosa. Oh no, stanno arrivando le 9, le 8 di sera. Le 8 di sera. Le 8 di sera perdiamo dipendenti, raga. Ma da quanto è che mi sta aspettando all'autolavaggio il tipo? Dai, andiamo. Allora, le priorità sono pulire quest'auto e andare immediatamente a prendere la consegna al magazzino, perché poi c'ho il carburante che tra pochissimo starà finendo, ve lo dico, eh. 7 clienti in cassa? No, devo cambiare il lavoro a qualcuno, raga. Non posso farlo solo io, non posso farlo solo io. Allora, aspettiamo questo. Eccolo che arriva. Ciao Larry, buonasera, buonasera. Consegna del carburante fatta, in corso. Andiamo al computerino, che in realtà avevo anche lì, però vabbè. Dipendenti. Chi è che mi lavora di notte? Lei. Barca e carburante, che devo far gestire comunque a lei per forza. Riparare le auto, però di lavoro secondario gli posso dare la cassa. No raga, mi sa che devo fare io la cassa. Mi sa che devo fare io la cassa per guardare. Oh mio Dio! C'è il pieno. Elon Musk! Elon Musk, ragazzi! Elon Musk! Ma che cavolo! Non ci posso credere. Non puoi utilizzarlo adesso. Ok, vuol dire che sta arrivando. Bene, bene, bene. Fai tu. Fateli tutti e 11. Mi stanno pure antipatici con quelle maschere maledette. Sporcano il pavimento. Adios. Oh, cliente e la cassa stanno diminuendo, vuol dire che si sta adoperando lei. Buono, un sacco di auto. Vediamo se riesco a fare qualcosa. No, non col martello pneumatico. Questo è principiante, eh. Se non riesco a fare principiante è grave, però. Ma io non capisco, ve lo giuro, ancora devo capire. Niente, niente. Suonato l'allarme. E allora, che cosa ci devo fare? Non capisco, giuro. Niente. Ma anche mentre stanno facendo benzina? No, raga, assurda sta roba. Accanto al poliziotto, tra l'altro. Oh! Questo era maestro, eh! So shady! Raga, stiamo saccheggiando la polizia davanti ai loro occhi. Sono sempre alla stazione di servizio perché in realtà non sanno fare altro. 15 dollari, così, dal niente. Siamo già sotto ai 1000 litri di nuovo. Vediamo se è necessario fare immediatamente un altro ordine da un paio di 200 litri. Cioè, bisogna vedere in realtà se è diminuito il prezzo. Allora, aspetta, fammi mettere i nuovi cosi degli occhiali. Questi possono stare anche in the middle, no? Poi sono tutti davanti fra di loro gli occhiali, e mi piace. Ah, posiziona, posiziona. 50 di questi vestiti non li avevo mai messi. Li mettiamo ora. Hanno saccheggiato di brutto gli scaffali. Insomma, si sono dati sicuramente da fare. Che va bene, mi liberano il magazzino. Facciamo un paio di canestri al buio. Devo riprendere un attimo la misura. Non ne ho azzeccato ancora mezzo. Oh, il primo è arrivato finalmente. Raga, ho 18 la combo, eh. Dai, Ciuncio è tornato al 50%, quindi stiamo messi bene. Sono quasi le 8 del mattino, quindi arriveranno i dipendenti, quelli cazzutissimi. A proposito, ma scusami, io non ci stavo pensando. Lo vuoi mandare via questo, ti prego? Così se ne va... Oh, finalmente, finalmente, raga. Era l'ultimo a rompere, è colpa sua se c'è quest'audio, eh. Devo vedere se posso comprare un'altra casa per un nuovo dipendente. E lo mettiamo di notte alla cassa, così sto veramente nel full chilling più totale, eh. Vediamo, 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 dipendenti. Case. Posso prenderla! Siamo diventati un residence, raga. Giganterrimi. Un'altra ancora? No, devo potenziare, ok. Abbiamo un nuovo dipendente da poter prendere in cassa 3, in cassa 4. Assumiamo Samuel. Dobbiamo solamente programmarlo adesso. Intanto gli diamo pagamento automatico subito. Gli diamo la notte. Lavoro principale, gestire la cassa. E secondario glielo vogliamo dare? Sì. Fare il carburante alle macchine.
tutto mega operativo, stiamo da Dio, è fantastico, è bellissimo, è un sacco di soldi, 5.000 dollari da sperperare in decorazioni, monumenti, altare per i rituali, bello, bello, lo compriamo. E adesso? L'ho comprato? Ah, devo... posso upgradarlo? No, aspetta, intanto l'abbiamo comprato. Dov'è? Dov'è che è quest'altare? Eccolo laggiù in fondo. Ah, mentre vado verso l'altare, facciamo questo, rapido. Puoi pulirlo, sì, con Stepney. Puoi pulirlo con la pompa potentissima. Fammi vedere un po' questo altare. Posso entrare? Non po- Ma scusami, tutto sto capannino e non posso entrarci? Ho pagato 1.500 dollari. Posso comprarlo? Terzo parcheggio. Adesso siamo giganteschi, raga. Poi, carburante al massimo. Qua siamo a posto e qua siamo a posto. Quindi siamo perfettamente in linea. Vi dirò di più. Facciamo anche questo subito. Vai. 1.100 dollari in saccoccia. Dopo aver pagato il debito, tanta roba. Diamo una spulizia intorno. Devo prendere un po' di giornali, perché da che ne avevamo un botto sono finiti. Giornali, pupazzi e prodotti per la macchina. Quindi consegna prodotti, giornali. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vediamo il carburante se è sceso. È salito ancora di più. Mi rimangono 700 litri. Vabbè, 200 litri io li prenderei a prescindere, raga. Volo all'autolavaggio. Poi pulisco le docce, che le vedo zozze. Andiamo a prendere la roba al magazzino, che hanno fatto un casino totale. Poi prossimo livello probabilmente possiamo upgradare pure questo. Molto bene. Me ne arrivo preciso con la consegna. Oh, squalo avvistato. Lo so, però prima metto a scaricare la benza, aspetta, va. Fai prendere tutto. Andiamo! Pino, collega il tubicino, sta arrivando lo squalino. Ci ammazza tutti i clienti. Ok, arrivo nella mia postazione di controllo. Eccomi. Dai, Bono. Bassa la cresta. Oh, bassa la cresta. Non è... No, sta inseguendo il mio distributore. Il mio fornitore. Ok, fatto, 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 fatto. In un batter d'occhio ce la san cavata. Raga, è gigantesco adesso il roster dei dipendenti. Guardate là sopra, quanta roba. Poi, il prossimo episodio mi piacerebbe mettere da parte 10k e prendere l'aspirapolvere per vedere come funziona. Più che altro, perché 10.000? 10.000 è tanto. Cioè, immaginatevi che un upgrade costa 1.500, 2.000 per delle cose importanti. Fammi vedere cos'è che possiamo fare, Allora, no, qua abbiamo già visto che è tutto pieno. Scaffali nuovi, potrei prendere magari un altro dei cappelli. Altri due dei cappelli ci sta. Il resto abbiamo tutto. Magari un altro della cura dell'auto. Comunque siamo una stazione di servizio. Però avevamo visto, dov'è che era? In altro? Quello dell'altare? No, non era qua. I monumenti. E monumenti siamo indietro. Allora, ci sono le marae. Costano 500. Mettiamole. Ne metto una intanto. Poi gorilla Atamai. Cosa? Cos'è? Lago del relitto. Questo costa poco. Ci aggiungiamo anche una macchina. aggiungo le macchine infilzate. Belle le guardie. Queste belle. Le voglio. Oh mio Dio, quelle dietro costano tanto. Villaggio tribale. Bello questo, però costa 1.000. La cascata arcobaleno 3.500. I totem, se no. Totem anche lì. Ok, altrimenti. No. Granchio. Bello questo. No, 3.500. Non possiamo permettercelo. Cimitero della nave. Quindi un relitto intero. Vogliamo potenziare l'altare? No. La parte più lunga delle missioni è lavare le macchine, perché ne arrivano meno rispetto alle altre e ci mettiamo un pochino. Non possiamo automatizzarlo né farlo fare a un dipendente. Beh, topperia direi. Qua è fatto. Cliente all'officina. Ma io c'ho. Esatto. Qua. Vamonos. Capito che tra un quarto d'ora finisce il tuo servizio, però, insomma, vedi di fare, eh? Niente. Non sono stato io, non sono stato io.
Niente da fare, via. No, c'eravamo quasi. Raga, è pazzesco, c'è un flusso costante di persone. Ma che bello il nostro upgrade qua. Con tutto incastonato. Allora, abbiamo un botto di soldini in realtà ancora da parte. 4.000 dollari. Magari facciamo qualche altro monumento adesso, prima di concludere. Perché posso mettere, bello questo l'altare fuori, così completato del tutto. Qua ci mettiamo il secondo... Ah, ce ne sono altri. Ce ne sono un botto. Però se lo completiamo almeno il capitolo di questi è chiuso. Vogliamo aggiungere un paio di macchine qui? Vai. Tutte, tutto, tutto preso. Allora, il prossimo che vorrei prendere è o il granchio o il villaggio tribale. Villaggio tribale mi costa 1000. Ce li abbiamo. Boom. 1000. Villaggio, 1000 anche la seconda parte. Cavolo. Cavolo. Oh, che è sta zompettata di fango dappertutto. Ho visto, l'hai appena fatto, eh. Oh, l'ho scopettata in testa, ti lascio lì. Conor McGregor. Dai, prima della mezzanotte facciamo l'ultimo cliente all'autolavaggio e poi me ne vado a riposare. Che qua, nicchere e nacchere, ragazzi, cioè, il datore di lavoro è l'unico che non si ferma mai, eh. Ci sono orari. Tutte le ore so buone per star qui a fare. E voilà. Molto bene. Ragazzi, io vi direi che questo settimo appuntamento di Gas Station termina qua. Abbiamo fatto tantissimi upgrade quest'oggi. Decorata tutta quanta la stazione di servizio, oltre ad aver potenziato tutto quello che si poteva fare. Livello 7, terzo parcheggio, abbiamo l'altare, abbiamo il villaggio tribale, cioè tutto bellissimo. Stiamo facendo un progresso incredibile. Io spero che vi sia piaciuto, se così è stato un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo nei prossimi giorni, in un prossimo video. Basta per tutto. Buone! E ciunciu manciu muto! Muto, ho letto nei commenti che può fare anche un'inondazione. Magari un giorno lo proviamo, solo per il gusto di vedere cosa succede. Hmm.